Allora, bambini, buoni buoni anche voi, mi raccomando, Uga, che raccontiamo una bella storia di Pasqua. Attenzione, abbasso un po' la musica, che è un po' alta. Concentratevi, che dopo ci saranno anche delle figure. Intanto vediamo i fiori. Questa storia si intitola La tavola di Pasqua. La mamma, la vigilia di Pasqua, chiese a Martina di andare nel pollaio a prendere le uova di una bella gallina per preparare una squisita torta. Martina nel pollaio trovò 5 uova, belle fresche, anzi calde, appena deposte dalla gallina Giannina. Allora Martina le prese e le mise nel cestino, ma subito si accorse che una era verde, verde, non bianca come le altre. Ma, pensò, la mamma nel vedere l'uovo disse subito: per carità, per carità, un uovo verde, no no, questo si butta subito, Ma Martina non lo buttò e pensò di prepararlo per la festa di Pasqua, come un ospite d'onore. Così lo decorò, ci mise un fiocco in testa, gli disegnò occhi e bocca. Ti chiamerò Pasquina. Intanto la mamma aveva preparato una grande torta con le uova fresche che portò sulla tavola. Ma fu allora che vide l'uovo verde meravigliosamente appoggiato su un piatto di fieno, colorato a festa. Oh! E allora Martina disse: vedi, mamma, a volte essere diversi è meglio che essere tutti uguali. Non trovi? Pasqua è anche capire che essere diversi tra noi e capire la diversità degli altri è una benedizione. Buona Pasqua, buona Pasqua, bambini. Buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, ciao. Ciao a tutti.